risotto al Castelmagno e nocciole del Piemonte. Un piatto ricco e gustoso, un risotto al Castelmagno e nocciole del Piemonte per una cena in famiglia davvero speciale. La ricetta è semplice da preparare ma molto saporita, una delizia per chi ama il gusto intenso del formaggio e delle nocciole. Per prepararlo servono pochi ingredienti di qualità e un po' di tempo per la cottura. Il risultato sarà un piatto davvero delizioso da condividere con i propri cari. Ingredienti: 320 g di riso carnaroli, 50 g di burro, un mezzo cipolla, 100 ml di vino bianco, 1 l di brodo di carne, 50 g di Castelmagno a dadini, 50 g di nocciole tritate, sale, pepe. Preparazione: in una casseruola, sciogliere la cipolla tritata nel burro a fuoco basso. Aggiungere il riso e farlo tostare qualche minuto. Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare l'alcol. Iniziare ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, e mescolare. Dopo circa 15 minuti, unire il Castelmagno e le nocciole tritate e mescolare. Continuare la cottura per 15 a 20 minuti, mescolando ogni tanto. Quando il risotto sarà pronto, assaggiare e regolare di sale e pepe. Servire subito ben caldo.